Tutti noi usiamo Wikipedia per cercare curiosità di ogni tipo, per la scuola o per il nostro film preferito. Ma quello che molti non si chiedono è quali sono i fatti più curiosi della stessa Wikipedia. Andiamo a scoprirlo. Che ci crediate o meno, il porno esiste anche su Wikipedia. Infatti, potete trovare illustrazioni come questa, o questa, o questa. A realizzarle è stato un unico utente, un certo Sid Fida, che ha scritto una lunga lista di articoli che parlano di pratiche sessuali, ovviamente accompagnate da una delle sue illustrazioni, che sono molto dettagliate. Io le ho dovute sfocare per ovvi motivi. Queste illustrazioni hanno ottenuto molti pareri positivi da parte di importanti blog e riviste come Gawker, Crack.com e Huffington Post, che le hanno definite, attinenti al tema trattato, assolutamente spassose e tutto tranne che volgari. Ovviamente non sono mancate neanche le critiche da parte degli utenti Wikipedia, che hanno definito le illustrazioni dal contenuto troppo pornografico, non adatto al pubblico più giovane e, per qualche ragione, è ancora incomprensibile dal contenuto razzista. Sid Fida ha prontamente risposto a queste critiche dicendo che secondo lui ogni articolo deve contenere ogni contenuto digitale che è correlato con l'articolo, quindi anche le immagini, l'audio e i video. In più ha fatto notare che se i bambini cercano argomenti di quel tipo è perché un po' sanno già cosa sono e che sono pronti quindi a saperne di più. Sid Fida si ritira da Wikipedia nel giugno del 2012, dicendo addio ai suoi utenti col suo stile inconfondibile, ovvero con un'illustrazione raffigurante una donna che dà un bacio di addio. Ancora oggi non si è dato un volto a questo Sid Fida e non si sa nemmeno se sia un uomo o una donna. Chissà se un giorno rivedremo una delle sue illustrazioni. Wikipedia è ritenuto un centro di informazioni super affidabile da tutti gli utenti del mondo, quindi ci vuole poco a capire come sia facile influenzare le loro opinioni semplicemente editando il contenuto delle pagine. E sembra che i residenti di alcuni paesi non si siano lasciati sfuggire questa possibilità, scrivendo quello che volevano all'interno di certi articoli, convinti che tutti ci avrebbero creduto. Ad esempio la Russia, che nel 2014 ha tentato di modificare la pagina del volo Malaysian Airlines 370, scrivendo che l'esercito dell'Ucraina era implicato nel potenziale attentato. Per chi non lo ricordasse, l'attentato in questione riguarda questo aereo della Malaysia Airlines, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Pechino l'8 marzo del 2014, ma che invece è stato coinvolto in un tipo di incidente sconosciuto che ne ha fatto perdere le tracce. E, come potete notare, le ricerche sono tuttora in corso. La seconda nazione che ha fatto una cosa del genere è stata la Gran Bretagna, che ha modificato la pagina di John Charles de Menezes, un cittadino di nazionalità brasiliana ucciso dalla polizia con un colpo alla testa perché ritenuto coinvolto in un attentato terroristico. Dopo si scoprì che John era innocente e che quindi la modifica alla sua pagina di Wikipedia serviva a sminuire il ruolo che le forze dell'ordine avevano avuto nella sua morte. Perciò, per quanto Wikipedia sia effettivamente affidabile, bisogna sempre ricordare che essendo un'enciclopedia libera, qualcuno potrebbe cercare di influenzare la vostra opinione, senza alcuna fatica. L'Università di Oxford ha usato Wikipedia per prevedere gli incassi che avrebbe generato un film in uscita, studiando le informazioni degli articoli Wikipedia di alcuni film. Ad esempio, contando il numero di editori, il numero di modifiche e la varietà del pubblico che visitava la pagina di un certo film, sono riusciti a calcolare gli incassi, pensate, con una precisione del 77%. E per quanto questo dato possa non sembrare così sorprendente, pensate che il record precedente, per così dire, era solo del 57%. Non male, vero? Esatto, se su Google cercate Wikigame, accederete a una pagina dove praticamente Wikipedia diventa una specie di gioco online. Schiacciate Play Now ed ecco che inizia il gioco. Vi vengono date due pagine a caso e voi dovete arrivare alla seconda pagina partendo dalla prima. E quindi dovete cercare all'interno della pagina delle voci che potrebbero condurvi a, nel nostro caso, Ferret, che leggete sulla sinistra. Purtroppo questo gioco esiste solo in inglese,
ma per chi sa l'inglese o per chi vuole esercitarsi ad impararlo è un ottimo esercizio. Ci sono ben 5 modalità di gioco, alcune dove devi fare meno click possibili e persino una dove devi trovare Gesù con 5 click o anche meno. Sì, gli americani possono essere molto strani, ma come sempre geniali. Questo, più che un segreto vero e proprio di Wikipedia, è un trucco per gli studenti. E, in particolare, avete presente quando cercate un argomento su Wikipedia e vi ritrovate una pagina chilometrica di informazioni, ma voi volete solo un rapido riassunto, qualcosa da leggere velocemente per ripassare? E la vostra reazione è panico, devo leggermi tutta questa roba. Per fortuna c'è un trucchetto, forse. Voi dovete passare alla pagina in inglese, dopo vi spiegherò e capirete il perché, andare nella barra e sostituire la scritta N con la scritta simple. Così. Quello che vi trovate adesso è una versione molto striminzita della pagina che avevate prima. Quello che in pratica abbiamo fatto è accedere a Simple Wikipedia, che è praticamente una versione di Wikipedia che converte le informazioni di una pagina in un linguaggio molto più semplice e, come vedete, dal contenuto più corto. Ma ora vi chiederete, perché in inglese? Non esiste in italiano? E la risposta ovviamente è no. Noi in Italia ci dobbiamo sempre arrangiare. E quindi, se volete la pagina in italiano, vi basta scaricare un'estensione per il vostro browser e tradurla. Così, finalmente, adesso avrete la vostra pagina striminzita e in italiano. E non ci metterete più una vita a studiare. Ovviamente il mio consiglio è quello di non basarvi su questo metodo tutte le volte che studiate, e invece leggere i vostri libri di testo e avvalervi di questo sistema solo quando dovete ripassare velocemente qualcosa. Bene ragazzi, il video è finito, grazie mille per la visione e vi do appuntamento al prossimo video.